Ben ritrovati nei canali di Artica. Oggi inizia il nostro percorso alla scoperta della mostra Giappone, terra di Geisha e Samurai a Villa Reale di Monza. E la mostra comincia con una sezione dedicata alla spiritualità. Va subito detto che la spiritualità in Giappone è un sistema altamente complesso. Vi sono una miriade di religioni che convivono armoniosamente nell'arcipelago e tendenzialmente il Giappone, per tutto il corso della sua storia, è stato un paese sufficientemente tollerante nei confronti delle diverse professioni. Questo si traduce oggi in una grande apertura. Tutto inizia con lo shintoismo, la via dello Shinto, che è la religione autoctona dell'arcipelago. Lo shintoismo è una sorta di religione animista che prevede la presenza di kami, ovvero divinità, che risiedono nelle cose. Un ruscello, una cascata, una montagna, un albero, tutto nella natura rigogliosa dell'arcipelago possiede al suo interno un kami che va rispettato e venerato. Dallo shintoismo si passa alle religioni più strutturate, il confucianesimo che proviene dalla Cina e poi chiaramente il buddismo, sempre cinese. Il buddismo arriva in Giappone nel VI secolo d.C. e si diffonde rapidamente, soprattutto per due motivi. Innanzitutto il rispetto delle autorità, che ben si adattava alla situazione sociale del Giappone, e poi il peso dato alla riflessione e alla meditazione come mezzo per raggiungere l'illuminazione. Il buddismo non è soltanto una religione, ma anche una forma di espressione artistica. I samurai, infatti, credevano che attraverso l'esercizio delle arti, la pittura e la calligrafia in primis, si potesse agevolmente raggiungere l'illuminazione, quindi non soltanto attraverso la preghiera. Il buddismo esplode in Giappone e trova la sua versione autoctona nella forma dello Zen, così celebre da diffondersi poi in tutto il resto del mondo, tanto che oggi molto spesso in Occidente vi sono diversi praticanti dello Zen. Lo Zen che poi si traduce anche nella vita quotidiana, ad esempio con la cura del giardino. Insomma, tutti noi conosciamo gli straordinari giardini Zen che ispirarono anche forme architettoniche italiane, come ad esempio l'architettura di Carlo Scarpa. Oltre al buddismo troviamo il taoismo. Taoismo che arriva in Giappone, sempre attraverso il filtro della Corea, ma dalla Cina, e il taoismo è una religione che prevede il raggiungimento dell'immortalità, un'immortalità che è al contempo fisica e spirituale. Come raggiungere l'immortalità? Vi sono numerosissime pratiche alchemiche che bisogna sostenere, una di queste, ai nostri occhi assolutamente ridicola, prevede l'ingestione di oro, foglia dorata e di altri metalli pesanti. Il taoismo, quindi la via dell'immortalità, si basa su due principi cardini, famosissimi in tutto il mondo, ovvero lo yin e lo yang, il giorno e la notte, il maschile e il femminile. Lo yin e lo yang sono opposti ma non inconciliabili, sono infatti due elementi complementari. All'interno dell'elemento femminile è presente l'elemento maschile e viceversa, i due non possono esistere separatamente. In mostra troviamo una straordinaria coppia di kakemono, ovvero rotoli verticali dipinti, che rappresentano il drago e la tigre, rispettivamente lo yin e lo yang. Il drago è ovviamente un animale fantastico, immaginario, che si contrappone alla tigre, un animale invece reale, ma distante dall'arcipelago e quindi mitizzato dalle popolazioni locali. I due animali si guardano quasi in cagnesco e sembrano dar vita ad una lotta, seppur virtuale e non concreta. I due sono quindi gli opposti, ma al tempo stesso si attraggono, sono appunto il giorno e la notte. In termini cristiani noi diremo il bene e il male, ma come sappiamo le categorie morali sono escluse dalla società e dalla spiritualità giapponese, per cui sono semplicemente lo yin e lo yang. Ecco, questo era un breve inciso relativo alla spiritualità giapponese, a questo dedalo molto complicato di correnti e di forme di religiosità diffusa. Il prossimo appuntamento, che andrà in onda invece il 26 marzo, ci porterà alla scoperta di una delle figure chiave della cultura giapponese, ovvero il samurai. Io vi do appuntamento quindi al 26 marzo, sempre sui canali social Facebook e Instagram di Artica. Ciao a tutti!